Qual è l'importanza della prevenzione nella lotta all'osteoporosi e quali sono i suoi punti chiave? Bene, la prevenzione si basa su fattori, l'eliminazione di fattori di rischio in primo luogo, che sono l'eliminazione del fumo, una moderata attività fisica, l'utilizzo della vitamina D, soprattutto negli anziani, come noi da molti anni stiamo facendo nel Veneto. E oltre a questo, ovviamente, si deve in qualche caso ricorrere ai farmaci. I farmaci che sono stati registrati per l'osteoporosi sono tutti efficaci. Alcuni sono caratterizzati, i più moderni sono caratterizzati da una maggiore efficacia e non solo, ma anche da una maggiore facilità di somministrazione. L'ultimo arrivato, sfortunatamente almeno per il momento, molto limitato nella possibilità prescrittiva, anche se il costo è sostanzialmente in linea con gli altri, è un'iniezione sottocutea una volta ogni 6 mesi, che sicuramente è adatta per persone anziane che stanno facendo moltissimi altri farmaci. Qual è l'impatto socio-economico dell'osteoporosi? L'impatto socio-economico è molto elevato. Se sommiamo i costi diretti sanitari insieme ai costi indiretti, ogni anno affrontiamo dei costi intorno all'1,1-1,2 miliardi di euro, di cui 110-120 milioni di euro, che è una cifra enorme, è rappresentato dalle pensioni di invalidità e dalle indennità di accompagnamento, che è una voce di spesa pubblica a carico dell'INPS. In questo contesto, qual è l'importanza dell'aderenza alla terapia farmacologica? L'aderenza alla terapia farmacologica in questo contesto, come nella maggior parte della teratologia, è fondamentale, perché un'aderenza bassa alla terapia incrementa ulteriormente i costi e peggiora lo stato di salute dei pazienti. Come è stato dimostrato dai clinici durante questo incontro, l'aderenza alla terapia può ridurre enormemente anche i costi che deve sostenere il sistema sanitario.